siamo qui per questa iniziativa di officine filosofiche, che però è anche una lezione del mio corso di storia della filosofia francese contemporanea, che è dedicato a Merleau-Ponty, quindi è per noi particolarmente importante avere qui Mauro Carbone. Farò delle presentazioni molto rapide, perché ci teniamo a lasciare il più tempo possibile poi alla discussione. Dunque, Mario Carbone ha studiato a Bologna, poi a Milano, dove si è dedicato alla fenomenologia e a Merleau-Ponty, e oggi insegna estetica all'Università di Lyon-Trois ed è membro dell'Institut de France. È uno dei più autorevoli conoscitori di Merleau-Ponty a livello internazionale, e in particolare ha curato in modo magistrale l'edizione italiana dei corsi sulla natura, un contributo molto importante. E fra i suoi molti importanti lavori su Merleau-Ponty sono veramente numerosi, ricorderò soltanto sugli specchi dell'essere, però vorrei dire che Mauro non è soltanto uno studioso di Merleau-Ponty, è qualcuno che ha allargato le sue prospettive anche a una riflessione sua, in particolare ultimamente sul tema degli schermi. È un'ampia ricerca che ha già prodotto vari lavori, che anzi direi una ricerca anche di equipe, e il libro che presentiamo noi oggi è, diciamo, mi sembra la prima sintesi importante di questo lavoro pluriennale. Ecco, io ti ringrazio molto per essere qui fra noi e passo il microfono. Buongiorno, ovviamente non è qualche cosa di rituale se sono io a ringraziare Mario Iofrida per questo invito, non è qualche cosa di rituale se vi dico che sono particolarmente contento di essere qui con voi oggi, perché mi date una importante occasione di discussione e quindi di ritorno, di riflessione sulle cose che ho elaborato in questi anni e che sono riuscito a mettere in questo libro del quale parleremo. Sono, se posso aggiungere una nota di carattere autobiografico, sono anche particolarmente toccato dal fatto di essere qui esattamente 40 anni dopo il 1977, che è stato un anno che per la mia generazione, per questa città e per questa università ha nel bene e nel male segnato molti mutamenti. Dunque, vi dirò una cosa che sembra ovvia ma non lo è, per cominciare, ossia che io sono convinto che ci sia un gran bisogno della filosofia per capire meglio come la rivoluzione digitale ci sta cambiando la vita. Non è affatto una cosa ovvia, perché in fondo si potrebbe anche supporre che la filosofia è talmente in ritardo rispetto a certe rivoluzioni che appunto quella digitale comporta, da dire ormai la filosofia è irrimediabilmente un approccio che non ci è più d'aiuto per capire quello che sta succedendo. Invece io credo che lo sia. E d'altra parte però credo che ci sia un gran bisogno di capire meglio quali sono le implicazioni della rivoluzione digitale per cercare di comprendere quale sia la filosofia da fare oggi e
perché mi pare di vedere che le occasioni in cui la filosofia si lascia interpellare da questa rivoluzione siano ancora piuttosto isolate, e le risposte che cerca di offrire piuttosto timide. Per dirlo con parole non mie, ma sue, tratte da un bel libro che Igor Pelgreffi ha curato, di cui è stato l'animatore, cioè Il filosofo e il suo schermo, sono in gioco, insomma, tanto una nuova evidenza storico-empirica, il darsi di forme multimediali, quanto un'inedita assenza di saperi su di esse, che tuttavia sollecita la filosofia nella sua stessa essenza. Ecco, sollecita la filosofia nella sua stessa essenza. A me sembra che certa filosofia francese del XX secolo abbia elaborato degli orientamenti e dei modi di pensare utili per descrivere alcuni dei mutamenti cui oggi la nostra esperienza è sottoposta, dalle inarrestabili innovazioni tecnologiche e mediatiche che si muovono intorno a noi. E mi sembra, d'altra parte, che la rivoluzione digitale stia rendendo più evidente, ma anche prolungando, sollecitando a precisare o imponendo di correggere il senso di certi orientamenti caratteristici della filosofia francese del XX secolo. Questo lo conferma, a mio parere, il dialogo che io stesso con questo libro ho voluto contribuire a sviluppare fra questi orientamenti della filosofia francese del XX secolo che cui facevo cenno e alcune delle più significative riflessioni che sono state compiute nell'ambito delle teorie delle immagini, del cinema e dei media, a partire dalla cosiddetta svolta iconica degli anni 90 del secolo scorso. Ritengo questo ambito di riflessioni sviluppate appunto, vi dicevo, dalle teorie delle immagini del cinema e dei media, uno degli ambiti più innovativi della ricerca internazionale attuale. Innovativi però a volte possono succedere dei dubbi sulla sul fatto che funzionino le tecnologie mediali. Dicevo, secondo me questi studi sono degli studi molto importanti, l'ambito della Visual Culture Studies, come si chiama, è un ambito a mio parere molto innovativo e per questo io ho cercato di contribuire al dialogo tra questa eredità della filosofia francese del XX secolo e questi studi legati alla Visual Culture Studies, scusate, ed è in questo senso non condivido un aspetto della frase che citavo prima, ossia l'aspetto in cui si parla di una inedita assenza di sapere sul darsi di forme multimediali. Semmai si tratta di sottolineare un'inedita assenza di sapere filosofico su queste forme, ma in realtà è stato prodotto da questi studi ai quali facevo riferimento di ambito
immagini, cinema e media un importante patrimonio di riflessione, che per certi versi è invidiabile e che dimostra una velocità di riflessione, una velocità nel sapersi mettere in sintonia con le novità che ad una velocità sempre più accelerata si stanno producendo, ecco, una capacità quindi di fare tutto questo che alla filosofia in realtà manca, e questo mi sembra un problema importante da segnalare, sul quale riflettere, e che è anche un po' quello che sottintende il titolo del mio libro. Il libro si chiama Filosofia trattino schermi, cosa che non è tanto piaciuta all'editore, per cui è stato un po' un tira e molla riuscire a dargli questo titolo. Perché c'è il trattino, perché c'è una parte del titolo che è singolare, un'altra che è plurale e così via. Allora, perché questo titolo? Succede che Gilles Deleuze, in un testo che in Francia è pochissimo noto, lo è di più in Italia, perché era la nota all'edizione italiana di Logica del senso, 1974, l'edizione italiana, Deleuze dice di sé: Gattari, io e lui vorremmo essere l'antidanti, lo staglio e olio della filosofia, una filosofia cinese. Allora, io ho preso questa frase, che conoscevo appunto grazie al fatto che inizialmente avevo letto Deleuze in italiano, e pensate che in Francia era talmente poco conosciuta che l'originale di questo testo è andato perduto, di questa nota dell'autore alla traduzione italiana di filosofia, di Logica del senso, tant'è che hanno dovuto tradurre per l'edizione postuma degli scritti di Deleuze, hanno dovuto tradurre dall'italiano questo breve testo. Ecco, io ho messo in collegamento questa espressione filosofia trattino cinema a due cose. Da un lato a quello che dice Deleuze in una intervista ai Cahiers du Cinéma, quando esce il secondo volume del suo dittico sul cinema, ossia L'immagine e tempo. In questa intervista lui dice: io ho cominciato ad andare al cinema, a appassionarmi al cinema fin da quando ero giovane, però non ero così idiota da voler fare una filosofia del cinema. Ecco, allora io a mia volta non volevo essere da meno, e quindi nemmeno io volevo essere idiota, e quindi non volevo fare una filosofia degli schermi. Intendendo con queste due espressioni fare una filosofia del cinema o fare una filosofia degli schermi, l'assumere un atteggiamento qual è quello che la filosofia tradizionalmente tende ad assumere allorché si rapporta ai più diversi campi del sapere o dell'esperienza umana, che consiste nel mettersi in una posizione, direbbe Merleau-Ponty, di sorvolo e stabilire di ciascuno di questi campi del sapere o dell'esperienza quali sono le condizioni, quali sono i limiti, eccetera eccetera. Ecco, non ritenevo e non ritengo che sia questo che si debba fare, perché ritengo che, come Deleuze per quanto riguarda la novità del cinema, si tratti di una novità ontologica tale da mettere in discussione la filosofia stessa.
stessa e quindi da impedirle di poter rimanere in questa posizione di sorvolo per cui detta agli altri possibilità e condizioni senza sentirsene direttamente coinvolto. Per cui ecco appunto non una filosofia degli schermi, così come per Deleuze non una filosofia del cinema, per questo motivo innanzitutto. Mi sembra che ciò di cui gli schermi sono diventati in qualche modo l'elemento più emblematico, questa rivoluzione della quale parlavo prima, sia tale da mettere in causa il senso stesso del fare filosofia, l'identità della filosofia quale si è andata costruendo nel corso della sua storia. E come Deleuze nella prefazione di Differenza e ripetizione diceva, non si potrà più fare scrivere libri di filosofia come se ne sono scritti sino adesso, alla luce delle novità che la cultura del secondo Novecento, la cultura del Novecento in senso più ampio, tra cui il cinema, hanno espresso, la filosofia non potrà più usare lo stile che ha usato sin qui, e voi capite che dire che non può più usare lo stile vuol dire che non solo che si può più scrivere filosofia come si scriveva prima, perché lo stile prima ancora di essere un modo di scrivere è un modo di pensare, le due cose sono inseparabili l'una dall'altra. Ebbene, ecco, quindi come per Deleuze cercare di porre il problema di una filosofia cinema era un modo per porre all'ordine del giorno la necessità di ripensare la filosofia sulla base della novità ontologica del cinema. Per la prima volta nella storia umana immagini il movimento, cosa significa questo, cosa significa la loro percezione. Allo stesso modo io ho voluto dare questo titolo, Filosofia a schermi, per sottolineare che oggi noi stiamo vivendo una rivoluzione che anche ontologicamente non è meno significativa di quella del cinema, anzi per certi versi forse lo è di più, e quindi una rivoluzione della quale la filosofia non può pensare di potersi sentire non coinvolta. Quindi si tratta di una rivoluzione che impone di riflettere su che cosa sia fare filosofia oggi e domani, sulla base di questi elementi di novità. Questo è il modo in cui, soprattutto questo è il modo con cui io ho lavorato con Deleuze nella prima parte del libro, che si chiama infatti Che cos'è una filosofia cinema, ed era un giochino mettere insieme Che cos'è la filosofia, che è l'ultimo testo di Deleuze, con questo discorso della filosofia cinema. Ho lavorato sostanzialmente su quattro autori perché mi sembrava che delineassero appunto tutta una serie di riflessioni e dessero una serie di strumenti di riflessione che sono utili anche oggi per misurarne eventualmente gli elementi di prossimità, ma anche per misurarne eventualmente gli elementi di distanza, di divergenza, sempre nel dialogo con quella riflessione che le teorie delle immagini, dei media e del cinema, soprattutto anglosassoni, io mi sono riferito a quelle, hanno sviluppato a partire dalla iconic turn
degli anni 90, e tutto questo per me si concentrava intorno a un elemento che possiamo, un elemento di novità che possiamo riassumere in questo. Che cosa significa il fatto che gli schermi, i quali, o meglio lo schermo, perché qui stavo ancora riferendomi a una riflessione che era concentrata sui cinema, che cosa significa, che cosa comporta il fatto che lo schermo, che tradizionalmente è stato considerato una superficie la cui opacità impedisce di vedere attraverso di essa, per questa sua stessa opacità invece sia diventato una superficie che fa vedere. Quindi non più una superficie che nasconde la verità, ma una superficie che in qualche modo consente di vedere il manifestarsi del mondo. Questo è l'elemento che mi sembrava appunto, mi sembra centrale se devo ripensare al mio lavoro e alla prima parte, e che porta con sé un nodo di questioni che sono quelle che mi hanno guidato poi nella seconda parte del lavoro. Questo nodo è un nodo almeno a tre elementi, ossia il nodo che connette il mutare storico della nostra percezione visiva il modificarsi dei dispositivi di visione dominanti in una certa epoca e che diventano modelli con cui quell'epoca pensa la propria maniera di vedere il mondo, e il modificarsi del nostro desiderio di vedere e di essere visti. Quindi modificazione, modifica della percezione, modifica storica, trasformazione storica, storicità della percezione, storicità del desiderio e storicità dei dispositivi ottici. Quali sono le connessioni tra questi tre elementi? Questo è diventato un po' il filo conduttore della mia seconda parte, proprio a partire dalla questione che dicevo prima. Nel momento, cosa succede se gli schermi, che la filosofia ha sempre considerato qualche cosa che bisognava assolutamente accantonare, perché gli schermi erano quelli che impedivano di vedere al di là, no? Metafisica, al di là delle cose sensibili, le cose sensibili sono considerate uno schermo che impedisce di vedere il vero che è nel soprasensibile, e quindi bisogna mettere da parte gli schermi. Ecco, a un certo punto invece gli schermi diventano qualcosa che ci permette di vedere. Cosa cambia questo fatto, prendendo gli schermi come un nuovo dispositivo ottico che condiziona e diventa modello del nostro modo di vedere? Cosa cambia per la nostra percezione? Cosa cambia per il nostro modo di desiderare? Quale modello di vedere precedente viene in qualche modo ad essere messo in questione
da questo affermarsi degli schermi? Il modello della finestra albertiana. L'idea è che a partire dal 1400 l'uomo occidentale non solo guarda il mondo come attraverso la finestra, ma concepisce la visione come sulla base del modello della finestra. Quindi il modello ottico dominante di un'epoca diventa quello che offre la precomprensione della nostra esperienza. A mio parere adesso sta succedendo qualche cosa di simile con gli schermi. Che cosa comporta questo? Se gli schermi hanno messo in questione la modalità della finestra, che cosa comporta questo per il nostro modo di percepire, per il nostro modo di concepire la percezione, per il nostro modo di desiderare, di vedere e desiderare di vedersi? Che cosa comporta ovviamente tutto questo per il fare filosofia? Perché prima ho collegato il fatto di avere una certa concezione dello schermo con la metafisica, per esempio, quindi con una certa onda lunga del modo di concepire la filosofia, che ancora è in qualche modo presente. Questi sono i temi che mi sono portato nella seconda parte del libro. Sono temi che, per quanto riguarda il cambiamento di statuto dello schermo da superficie che nasconde a superficie che fa vedere, ho ricavato da Merleau-Ponty. Ho invece ricavato poco da Merleau-Ponty per quanto riguarda una riflessione chiara e conseguente intorno alla storicità della percezione, perché su questo punto Merleau-Ponty non mi sembra essere stato né chiaro né conseguente. Da un certo punto in poi è vero che questa storicità nei suoi testi comincia a farsi largo, direi dagli anni 50, direi, se devo indicare un testo esemplare, Il linguaggio indiretto e le voci del silenzio. Questa storicità della percezione, a mio parere, non è affatto tematizzata invece in un altro testo sulla pittura, come Il dubbio di Cézanne. Ma quali sono le conseguenze di questo accogliere la storicità della percezione di cui si trova traccia nel linguaggio indiretto e le voci del silenzio? Questo non è chiaro. È chiaro semplicemente che l'ultimo Merleau-Ponty dice una cosa molto importante che io ho ripetuto all'infinito cercando di capire che cosa significa. Lui dice nell'occhio e lo spirito, dice che quando guarda la pittura moderna ne ricava il senso di un mutamento nei rapporti tra l'uomo e l'essere. Allora, questa frase vuol dire che il rapporto dell'uomo con l'essere non rimane sempre lo stesso, che quindi ci sono dei mutamenti ontologici che passano attraverso la storia e che questi mutamenti ontologici che passano attraverso la storia si sedimentano a livello estetico, tanto a livello estetico artistico, pittura moderna, quanto ovviamente a livello estetico sensibile, il nostro modo di percepire il mondo. Però al di là di questo Merleau-Ponty non va, anzi, interrogandolo in particolare
parlare sulla questione degli schermi e del velo, visto che era la mia, ho trovato che c'è una pagina molto problematica di Merleau Ponty, della quale non mi ero mai, della cui problematicità non mi ero mai accorto prima. Se volete vi dico che è la pagina 165 del Visibile e l'Invisibile, perché è una pagina nella quale Merleau Ponty chiama la stessa cosa una volta schermi, una volta veli. Sta parlando delle idee sensibili di Proust, le idee sensibili che sono queste idee che appunto io non potrei vedere se non si mostrassero nel sensibile, quindi non sono qualche cosa di intellettuale, non sono dei concetti. E per sottolineare appunto questo, questa peculiarità delle idee sensibili, dice che io non potrei vederle senza veli. E poi una decina di righe più in là dice: non c'è visione senza schermo. Quindi lui sta volendo dire la stessa cosa, però la dice una volta parlando, usando il velo, una volta usando lo schermo. Ora, voi capite che questo, se si vuole effettivamente andare nella direzione di un pensiero che storicizzi la visibilità, storicizzi il nostro rapporto col visibile e quindi quello con l'invisibile, questo non funziona. Questo è un punto problematico non secondario. Perché se io parlo di velo o se io parlo di schermo, questo comporta delle differenze fondamentali sia nel rapporto tra la superficie della quale sto parlando e la fonte luminosa, perché il velo è, diciamo, parzialmente opaco. Quindi che cosa succede? Che la fonte luminosa può stare dall'altra parte rispetto a me che guardo. Ma se invece io dico schermo, lo schermo per definizione è il completamente opaco. Lo schermo cinematografico quantomeno è il completamente opaco. Se questo è vero, la fonte luminosa deve essere alle mie spalle. Quindi questo comporta delle notevoli differenze nel rapporto tra la superficie della quale sto parlando, quella superficie che permetterebbe di vedere, la fonte luminosa e lo spettatore. Lo spettatore è dalla stessa parte dello schermo, come nel caso del cinema, perché ha la fonte luminosa alle sue spalle. E voi capite che, avendo citato il discorso metafisica, questo vuol dire qualche cosa di importante. Vuol dire, se io ho la fonte luminosa alle spalle, che dietro lo schermo non c'è niente. Non c'è un oltre lo schermo, non c'è un metafisica. Mentre se io parlo di velo e la fonte luminosa, cioè la fonte delle immagini, eccetera, eccetera, sta dall'altra parte rispetto allo spettatore, ebbene, allora c'è ancora un qualche cosa che si interpone tra lo spettatore e la luce, per dir così. Quindi capite che questa è un punto problematico importante, che tra l'altro Merleau Ponty, sul quale non cessa di essere poco preciso anche nella stessa pagina, nella pagina successiva, quando dice: le idee sono là, dietro il sensibile o nel cuore di esso.
dice, eh no, o sono dietro il sensibile o sono nel cuore di esso. Perché questa, ripeto, non è una sottigliezza da studi sul visuale, ma è qualcosa che ha delle importanti implicazioni rispetto a un certo modo di descrivere il nostro rapporto col mondo, perché è questo che la filosofia ha sempre fatto sulla base anche di certi modelli ottici. La finestra è stata un modello ottico sulla base della quale la filosofia ha descritto un certo rapporto col mondo, che è quello basato sul dualismo soggetto-oggetto. Il soggetto sta da una parte della finestra, l'oggetto sta dall'altra parte. Lo spettatore non è coinvolto nello spettacolo e così via. Quindi come descrivere il nostro rapporto col mondo nel momento in cui la finestra è stata sostituita o si è dovuta inscrivere all'interno dello schermo, questo è un elemento, a mio parere, molto importante e significativo, al quale non si può sfuggire, e che mi ha quindi indotto nella seconda parte del mio lavoro a cercare altri strumenti oltre a quelli che mi potevano venire da Merleau-Ponty, Lyotard, Sartre e Deleuze, che erano i filosofi che io sono i filosofi che io ho analizzato nella prima parte. Quindi li ho cercati anzitutto in Benjamin, dove il discorso sulla storicità della percezione è anche, sebbene questo non sia sempre adeguatamente sottolineato, un discorso sulla storicità del desiderio. Io ho intitolato questa parte, questa seconda parte del libro, La vita movimentata degli schermi, perché c'è questa tradizione ormai retorica, quando si parla di immagini, di parlare sempre della loro vita. La vita delle immagini, vita e morte delle immagini, Régis Debray. Ecco, a me faceva piacere sottolineare che non soltanto le immagini hanno una vita e quindi una evoluzione, ma anche gli schermi. Un'evoluzione che oggi è molto movimentata, a causa di una evoluzione e una proliferazione che ha fatto diventare il nostro modo di parlarne inevitabilmente plurale, e lì infatti io non sono tanto d'accordo che la locandina parli di schermo al singolare, così come non ero d'accordo quando il mio editore voleva che il libro si intitolasse Filosofia trattino schermo. Gli schermi, dicevo, nel loro essere plurale, nel loro essere diventati mobili, tattili, interattivi, connettivi, immersivi in un modo tutto particolare, nell'aver cambiato il nostro modo di percepire le immagini che ci propongono, perché il buio ha perso l'importanza che aveva prima, perché nel nostro rapporto ottico con le immagini l'aspetto tattile è intervenuto in una maniera che sta diventando sempre più decisiva, perché se guardo un film la distanza dallo schermo si è molto ridotta, ma anche se guardo un film sono io a decidere della temporalità della mia esperienza di spettatore e non più il film stesso. Ecco, tutto questo a mio parere ridisegna il nostro rapporto non soltanto con gli schermi stessi, ma il nostro modo di vedere, il nostro desiderio di vedere, il nostro desiderio di vederci, la nostra concezione
della visione, dell'immaginare, del conoscere, del pensare, ridisegnando quindi la nostra esperienza in un modo che condiziona la nostra storia personale e collettiva. Io su questo mi sono soffermato, avendoci dedicato un altro libro sopra, sulla importanza che l'evento dell'11 settembre ha significato nel traghettare la nostra esperienza sempre più nella direzione che sto dicendo, di un rapporto privilegiato con gli schermi, e tutto questo mi ha alla fine condotto a chiedermi se si possa ancora parlare di noi in termini di individui, termine individuo che sapete che ha una importanza centrale per la cultura occidentale moderna, e che significa, con quella spavalderia che era tipica della modernità occidentale, indivisibile. Siamo davvero noi indivisibili, come il termine individuo suggerisce? O questa proliferazione degli schermi non sta facendo emergere una novità ontologica nella nostra esperienza, tale da non rendere più possibile pensarci e designarci con una parola come individuo? Per questo ho usato alla fine del libro una parola un po' brutta, che è la parola individuo, per indicare appunto quella che mi sembra essere la nostra condizione in questa fase della nostra storia relazioni con gli schermi, e quindi è proprio con questo interrogativo sul nostro essere divini che si chiude un libro che con questo interrogativo appunto rimanda al titolo stesso del libro, perché ancora una volta questo è un modo per mettere in questione il fare filosofia, il concepire la filosofia, quale la nostra tradizione ce l'ha consegnato. Grazie. Della storicità della percezione, della problematicità, insomma, di questo tema, insomma, effettivamente, come poi esso viene trattato in Carlo Conti, fino alla questione del soggetto, che è chiuso, cioè, del problema dell'individuo, l'individuo, eccetera, eccetera. Bene, mi scuso, non avevo prima detto che il titolo del libro, poi Mauro ne ha parlato, di filosofia schermi dal cinema, digitale, e che è edito da Raffaele Cortina. Adesso passo la parola a Prisca Amoroso, che è una delle collaboratrici di officine del dottorando qui a Bologna. E ecco Prisca, poi per favore. Frida per questo invito, Igor per il Greffi e soprattutto il professor Mauro Carbone, che è ospite oggi anche di Officine Filosofiche, e vorrei tornare su
alcuni punti del libro che in parte, a cui in parte Mauro Carbone ha già accennato, che mi sembrano particolarmente importanti e che riguardano in particolare Merleau Ponty. Come si è già insomma, compreso piuttosto ampiamente dal discorso che è stato appena fatto dall'autore, Merleau Ponty è stato certamente tra i più grandi filosofi del Novecento ad aver trattato in modo profondo e con costanza nel corso del proprio lavoro il tema della visione. Perciò una riflessione sul tema degli schermi, sia nella loro forma cinematografica, sia nelle molte altre forme che il libro introduce, dalla pittura rupestre agli schermi odierni di cui Mauro Carbone ci ha appena parlato, deve legarsi spontaneamente in qualche modo ad una riflessione su Merleau Ponty, di cui Carbone è tra i maggiori esperti. Ma diciamo la traccia che mi è sembrato di poter estrarre da questo libro, che appunto è molto ricco per suggestioni, per analisi filosofica, anche per informazioni storiche sul rapporto tra Merleau Ponty e il cinema e non soltanto, è l'opposizione tra un'istanza di rappresentazione e il non mimetismo della conoscenza e dell'arte e dell'arte in particolare. Come questo libro indica, Merleau Ponty si è confrontato con il cinema in più di un'occasione, anche se è vero che non abbiamo una particolare ricchezza di materiale dedicato a questo rapporto tra Merleau Ponty e il cinema. In questo senso, anche in questo senso, questo libro costituisce uno studio importante. Nel capitolo dedicato a Merleau Ponty, Filosofia Schermi prende avvio da una conferenza che Merleau Ponty tiene nel marzo del 1945 e quindi in periodo, insomma, coeva alla fenomenologia della percezione che esce in questo stesso anno, e il cui testo viene, dopo una prima pubblicazione in forma ridotta nello stesso 1945, viene pubblicato 3 anni dopo con il titolo che con quello possiamo leggere ancora oggi, che è Il cinema è la nuova psicologia. Diciamo che questa conferenza segue due grandi tracce, divisa diciamo, attorno a due nuclei tematici. Nella prima parte Merleau Ponty offre delle indicazioni sulla psicologia della Gestalt, la nuova psicologia a cui fa riferimento il titolo della conferenza, e nella seconda parte diciamo, fornisce delle riflessioni sulla possibile relazione tra queste acquisizioni della psicologia della Gestalt e la pratica cinematografica, in particolare la pratica del montaggio cinematografico. Ma diciamo, il punto cruciale che permette di ricostruire più chiaramente la riflessione che sorregge il discorso tenuto in questa occasione da Merleau Ponty mi sembra essere una citazione che Merleau Ponty riporta da Cartesio, in particolare dalla seconda meditazione metafisica. Cartesio propone il noto esperimento, immagina di affacciarsi ad una finestra e di vedere nella strada delle figure che si muovono sulla strada, in cui non esita a riconoscere degli uomini. Però Cartesio sostiene che ciò che può dire effettivamente di aver visto sono soltanto delle ombre coperte da cappelli e mantelli, e che è soltanto mediante un'ispezione dello spirito che ha potuto riconoscervi degli uomini. Merleau Ponty si confronta con questo passo per sostenere come invece la nostra comprensione del senso che noi percepiamo, che vediamo in particolare, sia indissolubilmente legata al corpo e che non abbia bisogno di questo successivo sforzo, diciamo, di astrazione intellettuale. Ora, il tema del corpo è uno dei più importanti che attraversano la filosofia di Merleau Ponty e trova appunto nella percezione, e nella visione anche i fondamenti dell'ontologia più tarda, di cui si è già detto qualcosa. Diciamo, ciò che qui vorrei sottolineare è come Merleau Ponty tenti e in un certo senso riesca anche in un superamento della dicotomia cartesiana tra una res cogitans e una res extensa, parallela a questa dicotomia soggetto-oggetto che vediamo esemplificata da questo esempio della finestra che Merleau Ponty riporta. Merleau Ponty tenta la definizione di un paradigma alternativo a quello cartesiano, in cui nulla può essere conquistato
effettivamente all'uno o all'altro dei due poli, cioè ad un soggetto conoscente e ad un oggetto conosciuto. Quindi perché il problema della rappresentazione? Come Mauro Carbone mette, evidenzia bene in questo libro, quando si riferisce alla pittura, specialmente nel Dubbio di Cézanne e nell'Occhio allo Spirito, Merleau-Ponty mette in luce come la tradizione inaugurata da Cartesio, che propone un fronteggiamento tra un soggetto conoscente appunto ed un oggetto conosciuto come due poli opposti, sia insufficiente a rendere conto della relazione di reciprocità che poi assumerà, diciamo, questa definizione ontologica nel chiasma. Ora, l'istanza di rappresentazione, è stato anche ricordato poco fa dal professor Carbone, è diciamo, esemplificata e testimoniata dal quadro in pittura, dal quadro Finestra di Leon Battista Alberti, che è la traduzione in arte, in pittura, appunto, di un pensiero che per Merleau-Ponty è un pensiero tipicamente moderno, in particolare cartesiano, di dominio della cosa vista. Cioè, la pittura rinascimentale tenta una riproduzione che pretende fedele dell'oggetto che è considerato come un oggetto che si situa di fronte appunto al soggetto percipiente e che pretende trasparente. Mentre dall'altro lato, ed è nota la citazione che Merleau-Ponty riporta da Klee, l'arte contemporanea deve piuttosto rende visibile, piuttosto appunto che rappresentare. Non deve cioè trattarsi di una traduzione del visto in una copia, ma piuttosto l'arte deve riprodurre questa deflagrazione dell'essere, scrive Merleau-Ponty, quindi porsi non come copia, come un visibile derivato, ma come uno dei modi del visibile. E a proposito di questo tema mi sembra esemplare ciò che Merleau-Ponty scrive sulla prospettiva quando la definisce l'invenzione di un mondo dominato, posseduto da cima a fondo da colui che guarda. La prospettiva rinascimentale infatti tenta una riproduzione che pretende appunto oggettiva dell'oggetto rappresentato mediante questo fronteggiamento che Merleau-Ponty vede legato all'istanza cartesiana. E a questo proposito nel libro Carbone scrive che Merleau-Ponty, qui cito, Merleau-Ponty pensa qui il costituirsi dell'esperienza corporea a partire dall'orizzonte relazionale della carne, non viceversa. Mi sembra un punto importante perché, come viene sottolineato anche nel libro, rende inefficaci le critiche mosse a Merleau-Ponty anche da un influente studioso come Barbarasse, che vede nel filosofo sostanzialmente immutata questa bipolarità tra empirico e trascendentale, in definitiva tra soggetto ed oggetto, per quanto questa paia addolcita dal partire da un soggetto incarnato piuttosto che da un puro soggetto trascendentale. Ora, al di là del fatto che si voglia considerare la soggettività come totalmente superabile o meno, è certo che per Merleau-Ponty questo orizzonte relazionale precede l'istituirsi della soggettività e non costituisce, come era per Cartesio, ma come era ancora per Husserl, un fondamento. E in queste pagine mi sembrano molto importanti le pagine che Carbone dedica ad un approfondimento dell'idea di precessione reciproca di ciò che è e di ciò che viene visto. Perché, anzitutto perché sono pagine che chiariscono un punto che non mi sembra essere stato approfondito altrove, insomma, con altrettanta profondità, appunto. E poi perché appunto si tratta, come commenta lo stesso autore, di una definizione strana e complessa che richiede un approfondimento anche proprio per il suo essere carica di implicazioni, insomma, molto significative. Quando usa Merleau-Ponty questa espressione? La usa nell'Occhio e lo Spirito, quando scrive, qui cito, il dilemma tra figurativo e non figurativo è mal posto. È vero e non contraddittorio che nessuna uva è mai stata ciò che è in pittura, anche in quella più figurativa, ed è vero che nessuna pittura, sia pure astratta, può mai eludere l'essere, che l'uva del Caravaggio è l'uva stessa. Fra le due affermazioni non vi è contraddizione. Questa processione di ciò che è su ciò che viene visto e mostrato, di ciò che viene visto e mostrato su ciò che è la visione stessa. Ora, questa espressione di processione viene spiegata dal professor Carbone come una relazione temporale tra i termini che connette, che si caratterizza per il movimento di antecedenza reciproca dei tempi implicati. Ora, quest'idea di
precedenza reciproca, questo movimento di mutua anticipazione tra i due termini, esclude che si tratti di un tempo storico. Infatti Carbone fa riferimento ad un tempo mitico, ad un passato che non è mai stato presente, no? Quindi ad un tempo lineare. Quest'idea di precessione, che appunto viene chiarita in queste pagine, permette di leggere il problema dell'istanza di rappresentazione dell'arte mimetica anche nella chiave più ontologica, che è propria a, diciamo, degli ultimi sforzi, dell'ultimo impegno di Merleau Ponty. Si tratta, cioè, mi sembra, di un'idea appunto già ontologica, non soltanto di un'idea epistemologica. Ora, questo interesse di Merleau Ponty per un superamento della rappresentazione in favore di un rendere visibile che vede già operante nell'arte, di cui trova traccia anche in alcuni progressi della scienza, ma che, come è stato già ricordato, vede non ancora tematizzato dalla filosofia, è anche, mi sembra, la ragione per la quale Merleau Ponty esprime una preferenza per la pittura, una pittura suggestiva come quella di Cézanne, e anche una preferenza per il cinema rispetto, per esempio, alla fotografia. Cioè, la fotografia si pone di nuovo secondo quella per Merleau Ponty, si pone secondo, diciamo, secondo questo approccio già cartesiano moderno di rappresentazione, appunto, quindi di una riproduzione fedele e come copia di ciò che viene visto, quindi è qui dunque rappresentato. Il cinema, ovviamente, l'elemento fondamentale del cinema è il movimento, e il movimento è effettivamente uno dei temi che Merleau Ponty sviluppa di più, soprattutto a partire dal 1953, che gli permettono anche di arrivare a questo approdo ontologico che possiamo rintracciare nel visibile e l'invisibile. Un movimento inteso come espressione, Merleau Ponty si riferisce soprattutto infatti al movimento visto piuttosto che al movimento vissuto dall'interno, mi riferisco in particolare a un corso sul mondo sensibile, il mondo dell'espressione, che Merleau Ponty tiene nel 1953. Dicevo, un movimento così inteso come espressione mette in campo questa dimensione ontologica che fa sì che il corpo sia prolungamento del mondo e viceversa, che nel mio corpo vi sia prolungamento del mondo. Cioè, fa sì che la distanza e la vicinanza tra me e le cose, insomma tra soggetto ed oggetto, venga ad acquisire quel carattere di scarto, ed è qui che proprio in questi anni che Merleau Ponty comincia ad usarlo, nel 1953 credo. Per cui, se non possiedo il percepito alla maniera in cui lo intendeva Cartesio, pure in qualche modo il percepito vive in me, si fa in me. A questo proposito dell'idea di precessione, volevo chiedere anche al professor Carbone quanto questa idea abbia influenzato quanto scrive sull'archischermo, quando in particolare dice che quando fa quel discorso su tema e variazioni. In particolare quando dice che esso non è da considerarsi come un tema che precede alle sue variazioni, ma tema e variazioni debbano essere piuttosto riportate ad un livello comune. Prima di introdurre poi l'ultimo tema che vorrei, insomma, mettere sul tavolo, volevo fare anche un'altra domanda di tipo proprio più storico, proprio chiedere un'informazione, qualche chiarimento se è possibile, su questo testamento di Balthasar che compare sui Cahiers du Cinéma nel 1966, il cui titolo fa riferimento appunto a questo film di Bresson au hasard Balthasar, e che si presenta come un insieme di riflessioni raccolte da Merleau Ponty e da Jean-Luc Godard. Però sia il film sia questa pubblicazione sono del 1966, quindi Merleau Ponty è già morto da 5 anni, e quindi vorrei sapere se il professore, insomma, può dirci qualcosa in più su questo, insomma, può darci delle informazioni su questa pubblicazione. Vorrei poi soffermarmi ancora su un problema ulteriore, che è quello della natura, per tre ragioni fondamentali. Innanzitutto perché abbiamo, come è stato detto, abbiamo l'occasione di ospitare il curatore dei corsi sulla natura di Merleau Ponty, dell'edizione italiana. Non secondariamente perché la natura è il tema privilegiato del nostro gruppo di ricerca.
ricerca, officine filosofiche, ma non soltanto, è anche uno dei temi portanti del corso che ospita oggi questa occasione di discussione, e anche da un punto di vista proprio tematico, perché mi sembra che permetta di entrare in dialogo con i problemi posti dal postmoderno. Insomma, chi conosce Merleau-Ponty sa che dal 1956 Merleau-Ponty comincia a tenere dei corsi sulla natura al Collège de France, e con una scelta piuttosto controcorrente, vista la pregnanza storico-politica del momento, insomma, di quegli anni, ma la cui attualità Merleau-Ponty rivendica con una certa decisione. Nei corsi sulla natura c'è una ripresa di quei temi che Merleau-Ponty aveva già trattato fin dall'inizio, dalla struttura del comportamento, poi ancora nella fenomenologia della percezione. In particolare c'è anche una ripresa del confronto con alcuni autori come Jacob von Huxkull o Kurt Goldstein. Ora, fin dalla struttura del comportamento, Merleau-Ponty aveva presentato una lettura non meccanicistica del corpo, e la fenomenologia della percezione diciamo, proseguiva questo obiettivo intrapreso nella prima opera, con un linguaggio ormai fenomenologico. Siamo nel 1945, quindi Merleau-Ponty ha avuto già accesso agli archivi Ulster, ha approfondito questa relazione con la fenomenologia, appunto. Ha avuto occasione di leggere, tra gli altri, anche quell'inedito di Husserl, che oggi conosciamo come il rovesciamento della dottrina copernicana nell'interpretazione della corrente visione del mondo, in cui Husserl chiarisce la natura peculiare della Terra intesa come suolo, e quindi non come corpo tra gli altri, come corpo situato di fronte, appunto, per tornare ad un confronto con Cartesio. Troviamo quindi forse già qui le radici di quel pensiero che in senso lato possiamo definire ecologico, che Merleau-Ponty sviluppa dagli anni 50 in avanti. Quando però Merleau-Ponty tiene i corsi sulla natura, il problema, questo tema, assume dei toni un po' diversi, nel senso che diviene fortemente legato alla possibilità stessa di fare filosofia, e non è un caso che contemporanei corsi sulla natura Merleau-Ponty tenga queste lezioni che oggi conosciamo con il titolo di È possibile oggi la filosofia? Ora, la tematizzazione della natura richiama e sostiene le considerazioni che ho fatto all'inizio sulla questione della rappresentazione, del rapporto soggetto-oggetto, sia da un punto di vista, appunto, epistemologico, ma anche allargandosi a comprendere un discorso più propriamente ontologico. I corsi sulla natura, cioè, si aprono su questo interrogativo che Merleau-Ponty pone anzitutto a se stesso, sulla possibilità di parlare di natura dopo che la storia del pensiero le ha attribuito delle accezioni, come viene in mente, anche se non è precisamente in queste pagine che Merleau-Ponty cita nuovamente Cartesio, ma è inevitabile pensare a Cartesio e a questa idea dell'uomo maestro della natura, insomma, di questo progetto in qualche modo che apre poi la strada al progetto positivista. Oggi siamo, insomma, di fronte ad un avanzamento molto, molto forte, ecco, di questo progetto positivista, che sembra essere giunto nel corso del Novecento degli esiti anche molto problematici da un punto di vista strettamente ambientale. Insomma, abbiamo una crisi ecologica che è ormai sotto i nostri occhi, insomma, in modo piuttosto, piuttosto chiaro. Siamo quindi di fronte ancora immersi in questo paradigma di una natura che è dispiegata davanti a noi, una natura trasparente, e che richiede quindi di essere rimessa in discussione, insomma, su cui è necessaria di nuovo, insomma, una riflessione filosofica, appunto. In questo senso mi sembra che questo percorso che ho cercato di ricostruire, che tende quindi ad una ristrutturazione che abbiamo visto nasce soprattutto come ristrutturazione epistemologica del rapporto conoscente-oggetto di conoscenza, che evidenzia come il corpo non possa essere distinto in quanto res extensa da una res cogitans che gli si opponga, richiamavo prima quel passo di Cartesio, e che conduce in definitiva ad una ristrutturazione
ristrutturazione dell'idea di natura, che è anche un esito ontologico, sia tanto più attuale alla luce di questa, insomma, di questo momento storico in cui mi sembra si possa osservare una estrema meccanicizzazione e medicalizzazione del corpo e anche una riduzione della natura a risorsa, diciamo così. In questo senso la mia domanda su questo tema è se questa filosofia schermi abbia anche come obiettivo quello di ridiscutere questi temi della natura, del corpo, perché se da un lato si... diciamo c'è questa tendenza ad una riduzione del corpo a superficie, no? Mediante questo nuovo paradigma dello schermo, è anche vero che, come lei scrive, c'è una costitutiva impossibilità che il corpo sia ridotto a pura superficie. Su questo anche mi sembrava che lei usasse in questo senso quell'idea di imminenza, no? Che appunto è innanzitutto merleau-pontiana, ma che lei riprende, mi sembra, per intendere proprio questa impossibilità che una smaterializzazione del corpo poi venga di fatto a compiersi. E su questo... Grazie. E allora sì, quello... lo passiamo a Igor, Igor Greffi, anche lui è un membro di officine ed è docente per... ha conseguito, è uno specialista di Derrida, ma anche della filosofia degli schermi, come sappiamo, ed è attualmente docente all'Università di Verona. Prego. Bene, dunque, io vorrei provare a fare questo. Avevo provato cioè a fare una sintesi di alcuni punti, quindi farò un percorso, ma qualche punto, qualche domanda, osservazione, diciamo così. Anche se devo dire che la sintesi in effetti in questo libro rischia appunto di semplificare troppo la ricchezza, no? Di livelli, di figure, di suggestioni che, come diceva Prisca, abbiamo. E quindi mentre parlava il professor Carbone mi sono reso conto che forse la mia domanda è molto tagliata. Proviamo, diciamo, proviamo lo stesso. E, no, ricambio citando brevemente Carbone e un seminario, Vivre par mille secrans, dove vorrei entrare subito in un argomento dell'importanza degli schermi, per come, diciamo, della nostra vita attraverso gli schermi. C'è anche questo tema nel libro, ovviamente, che fa un po' di sfondo. Leggo: gli schermi sono diventati dispositivi attraverso i quali noi incontriamo il mondo. Una rivoluzione percettiva e cognitiva si sta compiendo. Noi conosciamo e comunichiamo con gli altri e con l'ambiente, specialmente quello delle città, attraverso degli schermi protesi. Qui troviamo a condensare tutta una serie di temi che poi il lettore ricostruisce nel libro. Gli individui e gli schermi sono divenuti gli elementi inseparabili di un unico sistema comunicativo e sociale che pone il problema della sua comprensione e del suo governo. Direi che queste sono parole di quel seminario, no? Che avete avviato qualche anno fa, che poi, diciamo, confluito in parte in questa pubblicazione, insomma, con gli spiriti. Ecco. Chiaramente il problema ha notevoli implicazioni degli schermi, no? In questo letto così, sia antropologiche, di mutazioni antropologiche, potremmo dire, sia sociali, e quindi io credo anche politiche. Non c'è bisogno di dilungarsi troppo su questo punto. Non si sente. Non giro troppo intorno al discorso, cioè l'esplorazione che Carbone compie di questo dispositivo, cioè degli schermi, dello schermo, mi chiedo perché, cambio un po' la domanda, perché interessa la filosofia? Cioè, che tipo di interesse c'è in questo tipo di sguardo? Oppure anche interessa noi come soggettività che interagiamo con gli schermi, no? Quindi mentre parliamo siamo attraversati, diciamo, da questa dimensione immersiva, è un altro termine che circola nel libro. Diceva il professore, citandomi, non sappiamo bene come funziona lo schermo, non sappiamo cos'è lo schermo. Chiaramente dal punto di vista filosofico questo, okay, sono d'accordo sulla correzione, sul discorso di savoir, nel senso proprio di conoscenza, usando un po' il termine francese, quindi epistemologicamente non abbiamo una cognizione chiara dello schermo, tuttavia siamo già immersi. Ecco, questo è un po' il tema da cui volevo partire, cioè l'idea di relazione. Io potrei rileggere il libro di Carbone, quindi forza un po' le maglie, come dicevo, attraverso
proprio l'emersione di questo tema tipicamente fenomenologico, della relazione come di essere già in relazione con l'oggetto di cui poi parliamo, no? Cioè l'idea di un mondo ambiente, di una Umwelt, ovviamente diversa da quella naturale, secolare, qui una Umwelt un po' più tecnologica, ma comunque il problema della relazione è centrale nel libro. Una relazione con il dispositivo, però. Questo è un elemento importante che c'è nel libro. Il tema dell'immersività. Dunque, non sappiamo che cos'è lo schema, ma in un certo senso siamo già dentro un po' una relazione che precede poi la domanda, eccetera. Bisogna quindi partire dal concetto di relazione, mi chiedo, o ripartire da questo. Tutta la parte su Merleau-Ponty, in fondo, insiste molto su questo, quindi, come dice la Prisca, è proprio un po' una fondazione, poi del pilastro che no, viene su, cioè, una parte che rimane, anche se poi magari un po' nascosta nel terreno, una volta sono le fondazioni. Oppure, di che tipo di relazione si tratta a questo punto, no? Con gli schermi? Sono un po' queste le domande filosofiche forti che io ho trovato nel libro. Beh, bisogna rispondere a questo tipo di domande. Questo è un po' un tema che io sento molto anche per il mio interesse. Che tipo di relazione abbiamo? Una relazione, diciamo, equivalente a quella che l'animale uomo ha normalmente, no? Nel suo essere nel mondo, o c'è qualcosa, no? C'è uno spostamento dovuto appunto al fatto che è un dispositivo tipico del XX secolo, nella sua pervasività di cui si parlava, no? Mi riferisco al touchscreen, allo schermo protesi, eccetera, protesico e così via. Lo dico anche un po' per noi del gruppo di officine filosofiche, che spesso ci interroghiamo giustamente sulla natura, come diceva Prisca, e tutta la questione degli schermi rimane a volte un po' marginale, ma sentiamo l'urgenza della domanda. Ecco, cioè, quindi questo libro pone una serie di coordinate per riformulare queste domande. La domanda potrebbe essere, anche se la formula è molto un po' paradossale, quale può essere il posto degli schermi in una filosofia della natura? E chiaramente lì bisogna capire se il ruolo che ha il concetto di relazione nell'intendere lo schermo, e allora lì si può essere un punto dove sfondare sul discorso di una natura intrinsecamente relazionale, il problema del chiasma, no? Allora lì potremmo, è anche una domanda ovviamente, lì ci potrebbe essere un aggancio a ripensare il problema della natura attraverso gli schermi, cioè in qualche modo a non considerare questo dualismo latente tra una natura da una parte e lo schermo come l'artificiale, cosa che non c'è nel libro, proprio perché mettendo al centro il problema della visione, no, della corporeità come elemento terzo tra un soggetto e un oggetto, però torniamo a Merleau-Ponty, mi pare che per quella via diciamo tutto l'impianto regge molto. Insomma, la relazione con gli schermi ci interessa in quanto non sono tutta la nostra esperienza, ma credo non possa più essere trascurato, dicevamo all'inizio di questo incontro. Sono anche condizioni storico-materiali mutate, no? Modificate. Lei usa spesso il termine. Modiamoci. Tu usi spesso il termine modificazione sia del desiderio che del dispositivo ottico. Quindi queste sono condizioni storiche e materiali. Non diciamo che lo schermo è un mezzo di produzione in senso stretto, ma comunque è un prodotto, è commerciato, c'è un programma che lo fa funzionare, il programma in senso l'esteso del termine, tutte cose ovvie, ma è proprio per dire che il problema di una filosofia della natura e quindi l'insistenza sul tema della visione, no? Quindi lo schermo come dispositivo da sempre in un certo senso dentro, no? Questo schema motorio visuale dall'altra parte, e lo schermo è qualcosa che disturba anche questa idea, che è molto interessante, è una dialettica, diciamo, una dialettica del libro che mi sembra molto, molto vivo, ho provato così a isolarlo. E qui vengo a un secondo punto: qual è per me l'importanza del libro di Carbone nel dibattito attuale che c'è sugli schermi, che effettivamente non è, dicevamo, in Italia ancora forse molto vivo, però ci sono già alcune pubblicazioni e anche in Francia. Rispetto per esempio come si inserisce in questo campo di studi il tuo libro, come ci abbiamo detto. E qui appunto forse tu non sarai d'accordo su quello che sto per dire, cioè si inserisce con una matrice che secondo me è tipicamente filosofica, cioè secondo me la risposta di fondo che tu poni a queste domande che io ho provato a sintetizzare è ancora filosofica, ovviamente una filosofia che si riforma, no? Col trattino che muta i suoi riferimenti.
se prendiamo il libro di Pietro Montani, uscito per lo stesso editore qualche anno fa, professore di estetica a Roma, Tecnologie della sensibilità, estetica e immaginazione interattiva, lì c'è il problema dell'interattività che è un po' anche lo sfondo dello schermo, no? Come elemento di interfaccia, al di là del quale c'è internet, per esempio, chiaro che questo è un tema centrale. Ecco, lì c'è una spiegazione sì, diversa da quella che dai tu, insomma, della tematica. Oppure prendiamo Stigler in Francia, che fornisce anche lui molti lavori in questo campo, ma è un taglio completamente diverso, non fenomenologico, come viene da dire. Oppure Utamo, un pensatore di origine finlandese ora in America, che fa questa archeologia degli schermi, no? Quindi va a cercare le ragioni con cui noi possiamo oggi tentare di capire lo schermo attraverso un dispositivo di pensiero un po' foucaultiano, no? Va a vedere appunto la storia di questo, come si evolvono gli schermi nella, prima ancora del cinema, no? La lanterna magica, eccetera, ricostruisce questo percorso però su basi storiche. Cioè proprio vediamo che, ho citato alcuni titoli diciamo importanti del dibattito attuale, proprio per far vedere che ci sono posizioni diverse e che, forse ne accennavi anche tu all'inizio, non tutte queste sono squisitamente filosofiche. Alcune insistono su un'esplorazione empirica della questione, altre tentano delle analisi, ma un filosofico intende un'analisi complessiva della questione, no? Ecco, il libro di Mauro, mi sembra che, un po' paradossalmente, quindi qui forzo un po' le cose, come dicevo, più che di schermo si occupa effettivamente di qualcosa che sta ancora dietro lo schermo, cioè qualcosa che rende possibile tutta questa questione degli schermi. Quando tu parli di archischermo, secondo me lì è un punto chiave del tuo libro, l'ha giustamente sottolineato anche Prisca, archischermo come condizione di possibilità non solo degli schermi, ma addirittura della nostra esperienza, mi sembra che dica a un certo punto, dice una frase che la nostra esperienza è strutturata con un isomorfismo, diciamo, rispetto al nostro rapporto con gli schermi, quasi, no? Sembra, quindi tu poni dei punti filosofici molto, molto importanti. Appunto, dicevo, la risposta che c'è in questo libro è di, così l'ho letto in questa mia interpretazione, è di tipo filosofico, e il che appunto non è scontato, come dicevi all'inizio, e dice a un certo punto, verso la fine, lo schermo, siamo circondati da schermi, quindi l'immersività è una dimensione che conta nel tuo libro, perché come dicevo prima comporta anche non capire fino in fondo l'oggetto con cui entriamo in relazione. Però dice a un certo punto, lo schermo potrebbe anche sparire, ci sono degli schermi protesi talmente integrati che praticamente, anche qui sembra un paradosso, citi uno studioso di questi aspetti specifici dell'augmented reality nel corpo, eccetera, insomma non entriamo nei dettagli, però lo schermo magari integrato nel corpo a tal punto che poi sparisce, cioè non è più un oggetto esterno, e quindi a quel punto tu dici, adesso non trovo la citazione, allora potrebbe anche sparire lo schermo, ma rimarrebbe l'archischermo come appunto struttura che non è nell'esperienza, ma è un qualcosa che non è né soggettivo né oggettivo, né attivo né passivo, potremmo dire, come struttura di archetipica, viene per dire, effettivamente c'è questo, o prototipica, lì bisognerebbe capire se ha anche una potenza di uscire nel futuro, diciamo, ma questo è qualcosa di trascendentale. Io pensavo alla definizione, te la proponevo, di trascendentale storico, per addolcire un po', cioè quello che tu cerchi, di cui tu vai alla ricerca in tutta la seconda parte del libro, che è una ricerca aperta, perché la filosofia da fare non è ancora, mi pare, definita nei suoi tratti operativi, chiaramente, no? È trascendentale storico questo archischermo come trascendentale incarnato, cioè non è un trascendentale appunto metafisico, per come la vedi tu mi sembra proprio una struttura che è pulsante, è viva, e questo le permette anche di connettersi con quanto dicevi, no? Delle mutazioni storiche, del fatto che dalla finestra si è passati al cadrange, si è passati, cioè chiaramente sto facendo una sintesi in pochi minuti di un libro complesso, però se all'idea di un trascendentale platonico, che non è ovviamente l'archischermo, noi sostituiamo un'idea, o sostituissimo un'idea di trascendentale storico, che è un concetto che ha una sua dignità filosofica, o incarnato, ecco che mi sembra che su questo punto, cioè, io vedrei una maggiore, non dico coerenza, mi
insomma, per il mio tipo di lettura mi sembra che torni di poco, cioè alla fine la risposta di Carbone è ci vuole in questa fase, no, un'analisi filosofica e una risposta filosofica. E penso che Merleau-Ponty sia molto centrale, nonostante tu abbia detto anche delle cose contrarie, comunque certamente sei l'autore, però in quello che ho letto, così, dovendo sintetizzare con tutti i limiti, dicevo che alla sintesi mi sembra ancora questo. Ottimo, Igor. Mi pare che sì, l'essenziale sei riuscito a dirlo, no? Per queste questioni. Allora, certo, scusa se ti fermo, ma dobbiamo assolutamente lasciare il nostro ospite, gli abbiamo fatto un sacco di domande, adesso anch'io, scusami se mi passi il microfono. Sì, anch'io volevo, dunque, ne avrei tante, no? Però appunto voglio dare la parola a te, allora dirò solo questo. La prima è che considero questo un libro importante perché, diciamo, è un libro che cerca di fare un'applicazione creativa di alcuni temi di Merleau-Ponty e anche di uscire. La maggior parte, esiste un'enorme letteratura, come tu sai meglio di me, perché hai diretto anche Chiasmi, hai dirigito attualmente anche Chiasmi, una letteratura su Merleau-Ponty enorme, però in gran parte è ripetitiva. Quello che io valorizzo molto in questo libro è il tentativo di fare di Merleau-Ponty un classico, cioè qualcuno, non che si ripete, ma che si cerca di attualizzare. L'unica domanda più specifica, poi appunto ti voglio dare la parola, che ti volevo porre, è in sostanza una domanda che riprende quello che hanno detto sia Prisca che Igor in maniera diversa, cioè questo problema, tu hai il tuo centro è questa questione degli schermi, questo problema ecologico, della natura, no? Che a me peraltro mi sembra sia importante nella riflessione di Merleau-Ponty, come si può articolare con questo problema della natura, perché diciamo, tu hai parlato di una storicità della percezione, no? E certamente questo è un tema che bisogna affrontare, però il problema secondo me è il pericolo può essere di finire in un ipercostruttivismo, cioè proprio in questa filosofia dell'artificialità assoluta, no? Di cui Merleau-Ponty negli anni, i primi anni 60, insomma, si era staccato. Ecco, quindi questo è l'interrogativo, diciamo, dato che poi diciamo, il tuo libro ha come sfondo anche la questione del postmoderno. Ne avrei tante altre, ma preferisco lasciare a te la parola. Ma dopo abbiamo tempo anche per fare una discussione? Temo di no, ma... E non vogliamo raccogliere... Vittorio, una velocità, avendo soltanto sentito la relazione, ma che però mi ha molto intrigato, per cui sulla sua base volevo chiedere, porre un problema. Cioè, chiara, come dire, il punto per cui la filosofia di Merleau-Ponty si costituisce a partire dalla nozione di vero, molto più degli schermi, perché introducono a una dimensione indiretta dell'intersoggettività, che poi è un pochino la chiave della sua filosofia. Quindi il velo è un luogo centrale in quanto introduce un momento dello scarto nella relazione. Ora lo schermo cambia completamente il panorama, io mi attengo semplicemente a quello che ha detto l'autore del libro. E è evidente che, capisco bene che attraverso lo schermo la riflessione ricade sull'individuo e sul farsi individuo. Mi è meno chiaro, e qui aspetto se ci sono delle delucidazioni, come questo abbia poi una ricaduta sul terreno dei rapporti intersoggettivi. Cioè che lo schermo ricada sulla soggettività e in qualche modo la dissoci, mi è chiaro. Quanto questa dissociazione poi si traduca in possibili relazioni intersoggettive, che invece danno al centro della riflessione di Merleau-Ponty, onestamente mi è meno chiaro, ma dipende dalla mia forse ignoranza. Però volevo capirlo. Altri?
sì. Mi chiedevo se, brevemente, se diciamo, considerando questa visione di Merleau-Ponty dal punto di vista degli studi visuali, quindi delle teorie dell'immagine, non si vada un po' a snaturare, no? Questa sinesteticità propria della visione, e si vada a perdere un po' l'importanza degli altri sensi. Cioè, comunque Merleau-Ponty è stato importante anche per altri studi, come adesso vengo da un articolo che leggevo sulla musicoterapia, no? Questa presenza nel mondo che non è solo visione in questo senso, ma mantiene anche dei legami che non sono riducibili al semplice schermo visivo, ma sembra quasi che ci sia uno schermo che sia anche tattile, che sia anche più completo. Quindi mi chiedevo se, prendendo Merleau-Ponty da questo punto di vista, isolando un po' la visione solo in quanto visione dello schermo, non si perdesse un po' la speculazione più autentica di Merleau-Ponty. Ora, io naturalmente mi sono permesso di fare questa domanda, ne so poco, quindi curiosità. Va bene. Ci fermiamo qui. Purtroppo ti devo dire che ti possiamo dare solo 10 minuti perché siamo buttati fuori fisicamente dalla corsa. Posso dire una cosa che mi consente di capire quando si passa le 10 minuti? Non parliamo con uno schermo, non so. Magari è una buona idea. Vi ringrazio di queste domande che ovviamente vanno in tante direzioni diverse, per cui non vi assicuro di saperle ricondurre a le risposte che potrò dare nel tempo che mi è concesso. Mi pare di cogliere comunque al centro delle questioni che sono state poste alcuni elementi comuni, quello della natura, in particolare che nell'intervento di Prisca Amoroso viene affiancato alla questione del corpo, e già su questo mi sembra che è interessante soffermarsi. Natura, virgola, corpo, punto di domanda. Questo è un punto decisivo, e forse partirei da questo. Allora, io ho ragionato per molti anni come studioso di Merleau-Ponty, e anche quando curavo la natura, in questo modo. Merleau-Ponty, già dalla prima pagina dei corsi sulla natura, nella quale dice: noi ci rapportiamo alla natura come un soggetto rispetto a un oggetto, ma la natura è un oggetto che non è un oggetto. Allora, fin da quando Merleau-Ponty dice questa cosa, sta criticando, come è stato ricordato, una certa concezione del nostro rapporto col mondo e con la natura che tende a oggettivarla, e sta criticando questo rapporto, sta criticando questa descrizione del nostro rapporto con la natura basata sul binomio soggetto-oggetto, e ne cerca una diversa. Allora, il modo in cui io, quando studiavo queste cose, le interpretavo, è
Ponti sta dicendo che c'è stato un certo modo di ritagliare una descrizione del nostro rapporto sul mondo, questo modo adesso si rivela inadeguato e quindi si, lui sta cercando di proporre un altro modo di descrivere il nostro rapporto col mondo, che non sarà più quello del rapporto soggetto-oggetto con l'altro. Io adesso non sono, ad essere prudente, non sono più tanto convinto di che questo sia il modo più opportuno di interpretare questa cosa qui. Cioè che soltanto qualche cosa adesso che già c'era adesso sia diventato evidente, mentre allora non lo era. Il nostro implicarci corporeo col mondo, con la natura, eccetera eccetera, già era così, però questo era come dire occultato da una certa descrizione, quella del rapporto soggetto-oggetto. Adesso invece è emerso e la filosofia deve avere il compito di descriverlo. Non la penso più così, perché queste riflessioni sul corpo, scusate, sugli schermi e più in generale sulla storicità della nostra percezione, sulla storicità del desiderio, eccetera eccetera, mi hanno piuttosto spinto ad orientarmi verso l'idea di una plasticità ontologica della natura, che è un modo complicato per dire due cose: che innanzitutto il nostro rapporto sensibile con il mondo, il rapporto del nostro corpo con il mondo sensibile è un rapporto che è sempre e sin dall'inizio connotato tecnicamente. E da questo punto di vista mi è stato particolarmente utile la riflessione di Gilbert Simondon, e in particolare una frasettina che sta in questa lettera che lui scrive a Derrida, poi non gliela manda, che è stata ritrovata tra le sue carte e pubblicata con il titolo di Sulla tecnoestetica. L'idea che Simondon avanza in questa lettera è appunto quell'idea che sta sotto questa parola, tecnoestetica. Lui dice che prima ancora di un rapporto estetico col mondo, quindi ancora più in profondità di un rapporto estetico col mondo, noi abbiamo col mondo un rapporto tecnoestetico. E questo è molto interessante, perché è come dire che appunto quella tecnica che noi siamo tendiamo a considerare come qualche cosa che viene dopo, qualche cosa che si aggiunge al nostro rapporto primordiale e nudo, che sarebbe un rapporto invece che prescinde ancora dalla tecnica, invece quel rapporto lì è già un rapporto
karmicamente connotato. Ecco, questo rapporto già tecnicamente connotato fa sì che sulla base di questa connotazione tecnica l'essere non sia sempre lo stesso, se la vogliamo mettere così. Il nostro rapporto con l'essere sia un rapporto che muta in quanto l'essere è qualche cosa di plastico. Quando io dico l'essere intendo, per parlare in un linguaggio che non sia da iniziati, per l'essere per me è il rapporto con me stesso, il rapporto con le cose, il rapporto col mondo, il rapporto con gli altri. Questo è l'essere. Allora, tutto questo è qualche cosa di plastico, ossia è qualche cosa che lui stesso si modifica storicamente, e si modifica storicamente anche in virtù di modificazioni tecniche che sono co-originarie al nostro incontrare il mondo. Capite? Quindi non è che c'è sempre stato un tipo di rapporto col mondo che implicava il coinvolgimento del corpo nel mondo, ma al tempo di Cartesio gli era stato messo su un altro tipo di descrizione, eccetera eccetera. Adesso invece, grazie a Merleau-Ponty, noi capiamo che quel rapporto là va descritto altrimenti. Ecco, io sto dicendo che c'è, lo sto dicendo alla penultima pagina, voi direte potete anche dirlo un po' prima, ma non è stato facile arrivare, come capite, a mettere da parte tutto un modo di pensare che era stato il mio per molto tempo. Ecco, io dico, certe novità tecnologiche interagiscono con una certa condizione ontologica, ne sono rese possibili, la mettono in evidenza e la rielaborano al tempo stesso. Quello che io adesso chiamo, perché sono passati alcuni mesi e quindi ho uno sguardo un po' distanziato che mi permette di dirlo meglio, plasticità ontologica della natura, è appunto questa. E su questo vi ringrazio per la vostra attenzione.